Me dolce, è questo il titolo preso in prestito dai versi di Giacomo Leopardi e scelto per la 23esima edizione del simposio pubblico dell'Accademia Maestri Pasticceri Italiani. Questa istituzione che riunisce i migliori professionisti appunto della pasticceria italiana ha organizzato una 3 giorni di sfide, presentazioni e degustazioni in onore di 3 grandi artisti marchigiani, Leopardi, Rossini e Raffaello. Andiamo. La giornata di oggi, martedì 17 ottobre, è dedicata alla presentazione dei lavori di ben 69 accademici. Infatti l'evento coinvolgerà più di 1000 persone a Villa Anton a Recanati. I presenti invece potranno visitare l'esposizione, assaggiare le monoporzioni e ovviamente ammirare l'eleganza, la raffinatezza e la creatività delle opere dei maestri pasticceri. E oltre a favorire un confronto fra i maestri pasticceri, il simposio sarà sicuramente un'occasione per dare merito e visibilità agli accademici locali, garantendo quindi una vetrina prestigiosa e importante per la loro attività. I marchigiani che fanno parte dell'Accademia sono ben 4 e sono Roberto Cantolacqua Ripani della pasticceria Mimosa di Tolentino, Armando Lombardi della pasticceria Lombardi di Osimo, Claudio Marcozzi di Picchio, creatore di Sensazioni di Loreto, e Andrea Urbani di Guerrino, pasticceria e banqueting di Fano. Cause I just wanna love you, I just wanna hold you tight. I don't wanna see that neon, I just wanna feel your lips on mine. We ain't gotta go nowhere, we could just stay right here. Yeah, I like going out, but to tell the truth, girl, tonight I just wanna love you, love you. La medaglia d'oro la consegniamo all'azienda Agrimontana, chiamando qui sul palco Luigi Bardini, accompagnato da Riccardo Iudi. E c'è anche Riccardo, e due personaggi che credono fortemente sul valore assoluto della qualità. Non si fanno sconti alla qualità e si riceve la medaglia d'oro Agri. Agrimontana. Siamo pronti a chiamare qui sul palco, medaglia d'oro per la bontà nella monoporzione, vince Luca Mannori. L'applauso. Piacere, Accademia Maestri Pasticceri Italiani conferisce Luca Mannori medaglia d'oro per l'eccellenza della bontà nella monoporzione. Ognuno di noi ovviamente cerca di dare il massimo e come si parla di ricerca e di innovazione. Ma io parto da un concetto, sono partito da un concetto razionale, perché ovviamente oggi il banco di ingegneria non deve anche essere razionale nel poter eseguire, e poi ovviamente sono amante del cioccolato e io metto il cioccolato da tutte le parti, e quindi sono partito, ho abbinato un frutto, diciamo che qualcosa magari che non è molto utilizzato in pasticceria, la prugna, e ho fatto un abbinamento con cioccolato e prugna. Il pasticcere dell'anno 2017 va a Giuseppe Maniglia della Maison Maniglia. Accademia Maestri Pasticceri Italiani insieme a Pavoni Italia conferiscono a Giuseppe Maniglia
il riconoscimento di pasticcere dell'anno 2017 per l'impegno e la costanza profusi nel perseguire gli obiettivi e gli straordinari traguardi professionali finora raggiunti e per i nuovi stimoli che costantemente contribuisce a fornire ad Ampi e all'intera pasticceria nazionale. Complimenti. Giuseppe, miglior pasticcere dell'anno, innanzitutto complimenti, due impressioni. Sappiamo innanzitutto che hai voluto dedicare questo grandissimo premio a tua figlia che è qua con te, siamo tutti emozionati, dopo tanto sacrificio questo è il risultato migliore. Sì, c'è tanto sacrificio alle spalle, tanta umiltà e tanto grazie all'Accademia, perché l'Accademia in questi anni mi ha formato sia come uomo che professionalmente. Quindi è stato un grande bel concorso che adesso ne inizia un altro, un concorso molto importante, del lavoro chiaramente. Hai detto che non sei uno che parla tanto, però che ascolta, questo per ottenere sempre un bagaglio sempre più grande. È perché la pasticceria è fatta di umiltà umiltà e tantissima professionalità, quindi bisogna molto ascoltare per poi mettere in campo quello che i grandi maestri come Massari, Gino Fabri e altri colleghi ci insegnano tutti i giorni che siamo qua. Auguri per tutto e in bocca al lupo per il tuo lavoro. Grazie. E l'azienda Agrimontana ha ricevuto poco fa sul palco centrale la medaglia d'oro da parte ovviamente dell'Ampi, dell'Accademia. E vi cito anche qualche parola: per la costante ricerca del buono, per la valorizzazione dei prodotti di qualità e ovviamente per la pasta nocciola IGP. Luigi, insomma, un grande premio. Sì, noi siamo contentissimi di questo premio perché vale tanto lavoro e tanto impegno. Che dedichiamo ogni giorno, l'abbiamo dedicato in quest'ultimo anno, questi ultimi due anni alla nocciola Piemonte. Noi veniamo dal Piemonte, la nostra azienda a Borgo San Dalmazzo, che è un piccolo paese in provincia di Cuneo, vicino alle Langhe, che è la terra votata alle migliori nocciole del mondo in pratica. Manca tua sorella oggi, vero? Raggiungerà insomma il posto, la località più tardi. Ci raggiungerà più tardi perché partendo dal Piemonte, stamattina in Piemonte c'era molta nebbia, come hanno detto i telegiornali, e purtroppo ci raggiungerà un pochettino più tardi per festeggiare con tutti assieme questo bellissimo premio di cui siamo molto molto contenti e ringraziamo tantissimo Ampi per questo riconoscimento. Grazie a voi, buon lavoro. Arrivederci. E Armando Lombardi della pasticceria Lombardi di Osimo, uno dei appunto quattro marchigiani presenti qua oggi a Villa Anton, una storia, la vostra, che ormai dura da 59 anni, prima protagonisti i tuoi genitori e poi ovviamente poi tu. Poi noi, conosci la storia, vedo. Sì. Sì, poi adesso dopo 59 anni l'esperienza ci ha permesso insomma di confrontarci anche con la pasticceria nazionale, il meglio della pasticceria nazionale. Faccio parte dell'Accademia dal 97, quindi è un continuo confronto e a volte anche delle grandi soddisfazioni. Quale opera hai portato qua oggi? Io ho interpretato i Leopardi, ho voluto dare una nota un po' più leggera di quella che uno si aspetta, anche perché Leopardi non era soltanto il poeta della tristezza, ma anche del bello e del buono, perché era un buon gustaio e amava il bello fondamentalmente. Amava il bello e i dolci, da come racconta. Il bello e i dolci. È giusto. E ti lasciamo il tuo lavoro anche perché è appena iniziata la degustazione, sì, quindi ne approfittiamo. Occupare degli ospiti. Grazie mille, buon lavoro. Prego, salve. E finalmente siamo nel territorio fanese DOC. Andrea, allora innanzitutto benvenuto a questo fantastico posto, a questa location. Quale opera hai rappresentato? Anche perché quest'anno la tua attività compie 70 anni, quindi un traguardo importante. Siamo anzianotti, sì. Sì. Dunque, io ho pensato di proporre ovviamente
Rossini, perché ci rappresenta come territorio. I nostri marchigiani Rossini, Leopardi, Raffaello potevano essere rappresentati usando queste nostre materie prime che sono cioccolato, zucchero. Io ho usato anche un materiale alternativo che è il ghiaccio, quindi ho voluto riproporre l'idea di Rossini, di un'opera, quindi La Gazza Ladra, proponendo un violino in cioccolato con una gazza che è una nota che significa un po', no? La gazza ladra che ruba una nota dell'opera. Sotto una struttura in ghiaccio artistico, questa per dare un po' così un'estetica più luminosa, più vivace, diversa dagli altri, perché ovviamente sapevo che pochissimi miei colleghi pensavano all'idea del ghiaccio, e quindi ho voluto cercare di personalizzare il più possibile l'opera con questa scultura. Ed è fantastica. Invece per quanto riguarda le degustazioni che stai facendo assaggiare ai presenti? Allora, questa è la monoporzione che rappresenta praticamente un cremoso all'interno a base di nocciola, una frolla friabile con una parte croccante che è dovuta anche questa a base di nocciola. Poi c'è un cuore di cioccolato fondente, una glassa al cacao che viene messa all'interno, che rimane poi sciolta come potete vedere nel taglio, ed è ricoperta da una glassatura di cioccolato con nocciola croccante. Quindi è un po', racconta il mondo della nocciola in una monoporzione. Tutto poi qua. Vi diremo com'è, sarà, perché ancora la devo assaggiare. Ieri comunque gli accademici sono stati i tuoi ospiti a Fanno. Ieri sono stati ospiti a Fanno, mi hanno ovviamente deliziato della loro presenza, è una cosa che mi ha emozionato tantissimo, mi ha ricoperto d'orgoglio, perché è una soddisfazione unica avere comunque personaggi come, vabbè, a parte tutti gli accademici, ma come Massari, come i miei colleghi Gino Fabri, che è una vita che condividiamo questo percorso di accademia, perché io sono in accademia da 22 anni, poco dopo che è stata fondata. E quindi sono amici, sono collaboratori che ti vengono a trovare nella tua realtà, e cioè era capitato già altre volte, ma ovviamente questa nuova mia realtà che è nata nel 2015, questo nuovo laboratorio col nuovo progetto legato al Baiguerrino, insomma, li ho avuti con me, è stato un sogno. Certo, immagino, allora ti seguiremo anche nelle prossime edizioni, Andrea. Io sarò con voi, grazie. Intanto ci rivediamo a Fano, grazie e buon lavoro. Ti aspetto, ciao. Claudio Marcozzi di Loreto Altro Marchigiano, innanzitutto le chiedo a chi ha voluto dedicare questa sua opera, quale grande artista? Neanche a dirlo, a Giacomo Leopardi e alla sua più bella, secondo me, poesia, che è Il sabato del villaggio, una poesia che mi ricordo dalle elementari e quindi veramente veramente molto bella. Possiamo sapere quali ingredienti ha utilizzato e anche quanto tempo ha impiegato, insomma, per realizzare un'opera del genere? L'ingrediente principe della pasticceria, che chiaramente è lo zucchero. Senza zucchero non esiste pasticceria in tutte le sue versioni. Infatti abbiamo realizzato la prima parte della struttura, che è uno zucchero colato. Questo è un pastigliaggio, zucchero a velo impastato con acqua e colla di pesce. La parte superiore è sempre incolato e tutto il resto è zucchero tirato, dalle rose al nastro e a tutto il resto. Giornate di lavoro? Sì, diciamo che una struttura del genere, a parte la progettazione, la realizzazione di vari pezzi, richiede almeno 2 giorni di lavoro. Per quanto riguarda le monoporzioni invece, che cosa abbiamo? Le monoporzioni mi sono ispirato un po', ho pensato alla donzelletta che tornava dalla campagna, quindi all'autunno, visto che è la stagione che ci sta ospitando, e quindi ho voluto in qualche modo ricreare il vin brûlé, ricordare quella cosa che ci scalda il corpo ma anche l'anima nei freddi serate autunnali. Quindi ho cotto delle pere a bassa temperatura con una stecca di cannella con un po' di vino rosso. La cottura a bassa temperatura, appunto, è una cottura che lascia la croccantezza al frutto, che viene messo sotto vuoto chiaramente in busta e poi cotto a bassa temperatura. Poi ho ricreato uno strato croccante sul fondo con dei fiocchi di avena con del cioccolato, e al suo interno c'è un piccolo cuore di una crema fatta con degli agrumi e fuori c'è una massa di cioccolato. E la vostra attività riunisce un po' tutta la famiglia, no? Sì, quindi le hanno dato una mano in qualche modo. Si è documentata. Sì, no, nel senso che la nostra attività è prettamente familiare, anche se poi negli anni si è allargata, perché siamo cresciuti sia di numero che di dimensioni a livello di azienda. E attualmente contiamo circa 35 persone, e impiega, a parte mia sorella Elisabetta, che è la fondatrice,
io, l'altra mia sorella, un'altra sorella ancora e poi anche le famiglie da mio figlio, mia moglie, un po' tutti. Ma le danno qualche consiglio magari anche per realizzare opere del genere? Assolutamente sì, anche questa pièce appunto è frutto di sinergie, nel senso che comunque mia moglie con mia nipote, la figlia della fondatrice appunto, si occupano di estetica, quindi magari mi sono consigliato con loro per vedere abbinamenti di colori e quant'altro. Prego. Roberto, dunque, pasticceria Mimosa di Tolentino, anche voi presenti, marchigiani, con quale opera oggi? Che cosa abbiamo alle nostre spalle? Noi abbiamo realizzato un'opera in cioccolato che rappresenta Raffaello, partendo da una frase scritta nella tomba di Raffaello che dice che tanta era la perfezione di questo artista che la natura stessa si era impaurita di essere vinta. Quindi abbiamo rappresentato la natura sotto forma di albero con un'espressione impaurita e poi abbiamo messo lì di fianco Raffaello, alcuni bozzetti e gli strumenti del pittore, quindi la tavolozza e i pennelli. Insomma, i dettagli non mancano, è davvero un'opera bellissima, tanta creatività. Per quanto riguarda le monoporzioni, quindi gli assaggi che state preparando, che cosa c'è? Allora, l'assaggio che io ho portato è una monoporzione che è a base di cioccolato bianco, una mousse al cioccolato bianco che all'interno racchiude una gelatina d'amarene e un cuore di caramello. Questi 36 anni di attività hanno portato tanta esperienza. Sì, sì. Quindi, che cosa si prefigge per il suo futuro? Parteciperà di nuovo a questi grandi appuntamenti? Ha in serbo anche altri progetti? Sicuramente questi appuntamenti noi li facciamo ogni anno, specialmente il prossimo anno che ricorre il 25esimo anno, quindi parteciperò sicuramente. Ci ritroveremo anche il prossimo anno. Buon proseguimento. Grazie, grazie a voi. Look as good as the day I met you. I forget just why I left you. I was insane. Stay. Iginio, innanzitutto questa è la 23esima edizione, ma come diceva poco fa sul palco, in realtà dovrebbe essere la 24esima. Sì. Esattamente, perché l'anno scorso dovevamo farla qua, ma per gli eventi che sono successi nelle Marche è saltato questo evento, non era neanche il caso di iniziare a fare una promozione del genere. Oggi abbiamo voluto rifare l'evento perché comunque le Marche, la loro rinascita, la loro forza, la volontà delle persone che vogliono emergere a tutti i costi, è così che l'uomo deve pensare e non arrendersi mai, e fa parte di ogni attività e di ogni estrazione sociale. Avete scelto anche tre grandi artisti per cercare di valorizzare maggiormente la cultura, l'arte di questo territorio. Difatti le Marche è un territorio che possono vivere non solo con le industrie che sono all'apice mondiale per la tendenza che hanno, ma possono vivere comodamente con la cultura che stanno promuovendo. Insomma, questa grande accademia che è nata nel 1993, opera sua, dobbiamo dire che è cresciuta di anno in anno sempre più, adesso è circondato da degli accademici che sono giustamente dei professionisti fenomenali, sì. Ma pensava di raggiungere mai questi grandi obiettivi? Era comunque un obiettivo che mi ero prefisso, le sfide mi sono sempre piaciute, non mi sono mai piaciuto perderle, il basta partecipare vuol dire che hai già perso di partenza. E anche se non si vince, ma se l'idea è vincente, promuove lo stimolo dell'uomo. Lei spesso, ultima battuta, incontra dei giovani, qual è di solito il consiglio che dà loro? Di credere in quello che fanno, un po' di pazzia serve sempre, e l'impossibile basta provare che si può anche raggiungere. Assolutamente, grazie, sì. Grazie, buon proseguimento. Non sono mie parole, sono le parole di un grande filosofo. Rimaniamo in tema con l'evento, insomma, con i grandi artisti. Grazie Gino. Fabio, dunque 23esima edizione, anzi dovrebbe essere la 24esima come diceva il grande maestro. Quest'anno ci troviamo appunto proprio nelle Marche, ma la manifestazione è stata suddivisa in tre giornate in realtà, quindi dal 15 al 17. Sì, esatto, come solito ci sono due giornate che riguardano più le tematiche interne. Poi c'è una giornata come quella odierna che è dedicata al pubblico, perché appunto il simposio
autunnale è un simposio pubblico e in quanto tale si fa partecipare anche non la città ma la regione, perché comunque i gruppi sono formati anche da regioni e questo quest'anno è toccato alle Marche, anzi doveva essere l'anno scorso, ma come ha detto lei abbiamo riportato quest'anno l'evento con grande soddisfazione. Direi che i numeri qua ci danno ragione di averlo fatto nelle Marche. Tra l'altro guardavamo poi tutti i vari espositori con le grandi opere, un evento che fa bene non solo al palato ma anche agli occhi, perché ci sono davvero dei lavori eccellenti. Beh, direi che noi dobbiamo prima esaudire l'occhio, perché l'occhio vuole la sua parte. Il bello deve esserci assolutamente prima, perché appaga già la vista. Noi dobbiamo essere appagati nei tutti i cinque sensi. E questo vuol dire tanto, perché serve l'udito, serve la vista, serve l'olfatto e serve anche la lingua, il gusto, il sapore, eccetera. La degustazione la fa da padrona. Ma per fare qualità servono tutti i cinque sensi, perché uno solo non può fare qualità, uno solo è zoppo. Tanti sono anche fra l'altro i riconoscimenti che poi vengono attribuiti durante questo evento. Assolutamente, abbiamo il riconoscimento alle aziende, perché le aziende vengono riconosciute dagli stessi accademici, vengono dati queste valutazioni, come vengono date le valutazioni alle materie prime. Poi c'è la valutazione del concorso interno, appunto della degustazione, questa volta era la monoporzione, come per esempio ci saranno i tavoli, i dispositivi appunto che abbiamo nelle sale e tutto il resto. È un concorso anche interno. Certo. Poi miglior pasticcere dell'anno, insomma, esatto. Immagino anche la miglior opera. Esatto. Scopriremo allora insieme poi durante il susseguirsi di questo evento quali saranno i premiati, insomma i vincitori, i top dei top. Grazie a lei. Grazie mille, grazie, buona serata. I know it breaks your heart. Moved to the city and I broke down crying. 4 years, no calls. Now you're looking pretty in a hotel bar. And I can't stop. No, I can't stop. Vincenzo Santoro di Milano, vediamo fra me e lei la grande opera che ha realizzato, bellissima. Magari spieghiamo anche a casa di che cosa si tratta e quali sono anche gli ingredienti che ha utilizzato. Oh, va bene, allora volentieri. Ovviamente siamo partiti da onorare i tre vostri illustri, che uno è Rossini, l'altro è il nostro Raffaello e Leopardi. Sfogliando e curiosando sono andato a finire a Rossini, dove ha ideato, ha fatto tra l'altro una presentazione al Teatro della Scala, l'ultima opera che lui ha eseguito, sul Guglielmo Tell. Allora Guglielmo Tell mi ha aperto un po' l'ispirazione. Per cui sono andato a finire Guglielmo Tell, La Mela, che poi anche lì la storia della mela è una cosa stupenda. Non mi fermo perché sennò se cominciano... Qui tanto tempo. Tanto tempo. Allora ho fatto una ricerca, oltre che onorare il vostro illustre Rossini, che oltretutto abbiamo a che fare perché lui è un gourmet, per cui noi viviamo per questi personaggi, e sono arrivato e ho fatto una ricerca per onorare anche un prodotto del vostro territorio. Sfogliando ho scoperto una mela, perché il mio tema era quello di seguire il filone della mela, che avete qui, se lei è di qua, la mela rosa dei Monti Sibillini, e mi sono intrippato perché ho detto va bene, ho fatto una ricerca, a Milano non sono riuscito a trovarla, ho fatto una, tramite il mio fornitore si è messo in contatto con un'azienda agricola qui del luogo e mi hanno detto che prima del 18 di settembre non raccoglievano queste mele, e io ne ho ordinato 20 kg e ho detto studio, e allora ho strutturato questo dolce. Così almeno riusciamo a vedere anche il suo interno, essendo a metà. Così glielo spiego anche dall'interno. Allora, intanto sulla base, sul fondo, troviamo una parte croccante che ci interessa per la masticazione del dolce.
per assaporare tutti i suoi aromi. Certo. Per cui è uno strusel con pepite di cioccolato. Okay. Dopodiché a seguire ho creato una marmellata di limoni, sottilissima, perché sennò poi era troppo acido. Poi a seguire ho fatto una dodolata di mela, dadine che mi sono fatto. Vabbè, è una penitenza, perché queste più dadini sono piccoli, infatti si chiama dodolata. Perché? Perché assaporano anche tutti quelli che sono gli aromi, perché ho lavorato anche molto sugli aromi, in questo caso con il bergamoto vero. Dopodiché ho creato queste medolata di mele. Poi a seguire ho creato, sono due pan di spagne innovativi perché assorbono molto l'umidità, con un sistema del bignè sostanzialmente, per cui non è il classico pan di Spagna, dove ovviamente mi deve assorbire un po' di umido delle due mele, perché ho stratificato due di mele. Dopodiché ho creato un abbinamento con una mandorla, una vellutata di mandorla, con dentro il profumo della vaniglia, della cannella, scusate, macerata, cioè in infusione. E dopodiché l'ho colata con una salsa rosa. Insomma, una ricerca, uno studio, innovazione, ci sono tante caratteristiche. Mi ha riempito il cuore. E si vede nei suoi occhi. Fatto con amore, davvero. Per cui, visto che dovevamo ovviamente rendere omaggio a questo territorio che, ahimè, avevamo dovuto farlo già l'anno scorso, il simposio, ma visto le circostanze che... va bene, l'abbiamo rimandato. E quest'anno siamo qua. Ci gustiamo tutte le altre che sono appena arrivate, le altre monoporzioni. Sarò felice di farvelo assaggiare. Ne ho già assaggiati due quando lei ancora sì. Non mi aveva visto. Magari lui l'operatore. Era l'operatore, dice di sì. Un grosso abbraccio a tutto il territorio. Grazie. E il suo contenuto, ovviamente. Grazie. Salvatore, dagli studi della Prova del Cuoco a Recanati. Beh, con grande piacere, ho scoperto un posto straordinario, poi le Marche un po' già le conoscevo, poi ho tanti amici e questa volta invece mi sono fermato qui per qualche giorno grazie a questo simposio dell'Accademia dei Maestri Pasticceri Italiani che ci ha portati da tutta l'Italia in questo posto straordinario. Ho scoperto veramente da Pesaro a Osimo a Recanati posti straordinari legati alla storia dei vostri grandi, insomma, interpreti che ne abbiamo parlato a lungo oggi. A quali di loro ha dedicato la sua opera? Beh, io, come si vede qui, a Raffaello. Qui ho rappresentato la Madonna di Raffaello, tutto in cioccolato, con le cornici, una colonna che porta in alto questa preziosità, questo simbolo italiano nel mondo. Poi chiaramente il lavoro si chiama Capolavori d'arte di dolcezze, perché in questi quadri ci sono, come potete vedere, anche i miei dolci. Quali ingredienti ha utilizzato? Ho utilizzato il mirtillo nero con il cioccolato al latte, quindi una mousse al cioccolato al latte con una polpa naturale a mirtillo nero, una glassa sempre al mirtillo, quindi un dolce viola di colore molto bello, lucido, e con una pasta frolla alle mandorle. Fantastico, speriamo di ospitarla nelle Marche al più presto. Sicuramente tornerò da turista qui, verrò a passare qualche giorno appena avrò il tempo, e comunque veramente un grosso grazie a tutta la cittadinanza, a tutta la Regione Marche. Rocco, una opera meravigliosa quella che abbiamo alle nostre spalle, com'è nata questa idea e chi ovviamente ha dedicato la sua scultura? Guardi, lo studio è cominciato molto tempo fa, dovevamo interpretare un'opera di un grande poeta del posto che è Giacomo Leopardi, o Rossini o Raffaello Sanzio. Io ho scelto Giacomo Leopardi interpretando il Passero Solitario, questa poesia che è ispirata, diciamo, al pessimismo leopardiano, che comunque è sempre stato, diciamo, l'ispiratore delle opere del Leopardi, però nel Passero Solitario c'era una nota di positività, allora questo mi ha colpito e ho voluto realizzare appunto la torre antica di Recanati con il passero in cima,
che esce da questo libro come in una fiaba. E allora la primavera era rappresentata sotto, tutto in giro, dalle monoporzioni che adesso sono finite, meno male che sono finite, e quindi questo è stato il mio pensiero dell'interpretazione del passero solitario. Poi vediamo ovviamente una serie di dettagli come il libro, l'orologio, insomma, ha curato tutto nei minimi particolari. Sì, abbiamo cercato di fare un'opera pulita, semplice, però che desse il messaggio immediato. Carmelo da Palermo a Recanati, e vediamo questa opera davvero maestosa, imponente. Sì, abbiamo fatto quest'opera realizzando e pensando a Rossini. Abbiamo un po' interpretato il Barbiere di Siviglia e abbiamo realizzato questo pianoforte, e una sedia a barbiere, e diciamo una persona che deve farsi la barba. Ecco, come mai fra i tre artisti la scelta è ricaduta proprio su Rossini? Perché era quello che ci ispirava di più, senza nulla togliere né a Leopardi né a Raffaello. Vediamo anche qua ovviamente un grande pettine e tutti i vari dettagli, come forbici, giustamente, no? Tutti gli accessori del barbiere. Tutti gli accessori del barbiere. Grazie, buon proseguimento. Grazie mille a voi.